Buonasera a tutti. Questo è il primo consiglio di insegnamento della nuova compagine partecipazione del cambiamento che è risultata del tecnico. Dopo la prima, dopo le settimane del 26 maggio del 2019. Prima di passare all'ordine del giorno, volevo innanzitutto salutare e ringraziare tutti i convenuti e volevo comunicare il mio pensiero in relazione a questa sera. Ritengo di poter affermare che con questo Consiglio Comunale si apre una nuova fase storica del Comune di San Marcello, una fase in cui la possibilità di decidere e di partecipare verrà restituita alla comunità e ad ogni cittadino. Ritengo infatti che il risultato elettorale del 26 maggio 2019 abbia mostrato da parte dei cittadini un grande desiderio di cambiare rispetto al passato, volendo contare e partecipare alle dinamiche democratiche della vita pubblica del paese. Voglio ribadire che quanto di positivo voi cittadini ci state dimostrando in questi giorni di avvio del nostro mandato è per noi esempio e sarà guida per il nostro percorso, che sappiamo essere non senza difficoltà. Per noi amministrare il territorio e costruirne e promuoverne il bene comune che va tutelato e difeso. La cura del territorio, delle persone, delle tradizioni, della storia è cosa molto preziosa per la comunità, di cui vogliamo che tutti si sentano parte. Per questo daremo voce e spazio a chiunque abbia proposte e idee per costruire un paese a misura di cittadino. Ascolteremo e collaboreremo con le associazioni culturali, sociali, sportive, con imprenditori e con singoli cittadini, nella ricerca di idee e soluzioni per costruire una dimensione più vivibile, un tessuto sociale più ricco di opportunità, aumentando il senso di appartenenza e la coesione sociale. Solo siamo convinti che per essere una buona amministrazione sia necessario garantire equità ad ogni cittadino, metterlo a parte delle scelte, lasciando da parte favoritismi e gestioni personalistiche. Faremo in modo che il nostro agire sia trasparente, le nostre scelte siano motivate e chiare. Una comunità senza regole chiare e uguali per tutti non è una comunità giusta. Più volte durante la campagna elettorale abbiamo detto che rifugivamo facili promesse, che potevamo garantire solo di operare con impegno, serietà, dignità, ed è questo quello che intendiamo fare. Con atteggiamento di serena fermezza mi appresto a questo nuovo impegno, insieme alla preziosa collaborazione di tutti gli uomini e donne della nostra lista che sono stati in parte fondamentale di questa rivoluzione sanmarcellese, con la mia nuova giunta, con i consiglieri, sia quelli di maggioranza, sia quelli di opposizione. Tutti loro hanno il mio ringraziamento. Ringrazio infine i cittadini per la fiducia che ci hanno dato e per il sostegno che anche questa sera non ci fanno mancare. Concludo dicendo che sarò il sindaco di tutti e occuperò questa carica avendo sempre presente che mi è stata affidata per essere gestita con grande responsabilità e che risponderemo alla comunità sanmarcellese del nostro lavoro nei prossimi 5 anni. A noi tutti auguro un buon lavoro. Grazie di cuore a tutti.